Ben ritrovati con Fatti e Misfatti, appuntamento del lunedì in diretta dagli studi di Video Italia Puglia in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno. Inizia questa nuova settimana per parlare dei fatti e dei misfatti della nostra regione. Naturalmente il lunedì e il venerdì parliamo in positivo, parliamo della Puglia in positivo e parliamo anche delle varie iniziative attraverso le associazioni ma anche attraverso le persone, mentre vi ricordo l'appuntamento del mercoledì con Giampaolo Balsamo per approfondire la cronaca in diretta. A tal proposito, in questa nuova puntata non mi preannuncio di nulla, ma veramente l'argomento è abbastanza interessante e riguarda tutti quanti noi. In questa puntata, quindi iniziamo, io voglio subito ricordarvi i nostri numeri di telefono per entrare in diretta con noi: lo 080 898 4954 oppure attraverso il nostro WhatsApp 333 71 89933. Ecco l'attenta regia che manda i nostri numeri in sovraimpressione. Oggi vi dicevo partiamo con un argomento che diciamo così all'ordine del giorno e che vede protagoniste, però il protagonismo dobbiamo guardarlo in positivo. Le Amazzoni, detto così, magari anch'io quando ho letto le note della redazione volevo così capirne di più e quindi abbiamo invitato oggi in studio con noi Stefania Di Palo, attrice, narratrice di un monologo che si chiama Un motivo per sorridere, un monologo che andrà in scena al Cineteatro Buccomino di Spinazzola venerdì prossimo. E questo monologo però è propedeutico e sensibilizza una causa. La causa che poi portano e promuovono le Amazzoni e sensibilizzano, e quindi abbiamo qui con noi Maria Teresa Brindicci, lei non vuole essere chiamata la responsabile del gruppo, però diciamo così è una delle fautrici di questo gruppo e ci raggiunge da San Ferdinando di Puglia, mentre da Andria è arrivata l'avvocato Riccardina Matera. Stefania ci raggiunge da Spinazzola, come ci raggiunge da Spinazzola Pier Glionna, attore e regista del gruppo teatrale I Piccoli Già Grandi, e ci spiegheremo e spiegheremo attraverso lui il perché all'interno di questo progetto delle Amazzoni. Maria Teresa, le Amazzoni chi sono e perché? Come dice il nome, è un grande gruppo di guerriere. In effetti ogni giorno si combatte contro questo famoso male e lo voglio chiamare con il suo nome, il cancro, perché molto spesso fa paura. Ecco perché si è creato questo gruppo, che è un gruppo di auto mutuo aiuto, che in seguito farà parte di un progetto chiamato Fiori d'Acciaio, dove adesso abbiamo anche delle psicoterapeute dedite a questo gruppo, oltre alla nostra fondatrice e facilitatrice, la dottoressa Patrizia Bruno. È nato così, diciamo, anche grazie alla promozione del dottor Palmieri e di Sabina Santovito, che mi piace sempre ricordare perché è stata una delle promotrici. Dell'ospedale di Barletta, se non erro. È stata una paziente, anche lei, no, è una dipendente, un ex dipendente ASL, è stata una delle fautrici. Abbiamo formato questo gruppo proprio per darci sostegno ed è stato meraviglioso. Perché incontrarci e condividere queste esperienze serve a fortificarci. E abbiamo scelto il nome Le Amazzoni di comune accordo proprio perché rappresenta queste donne guerriero che si tagliavano un seno per tirare con l'arco e allo stesso tempo dimostra la forza di andare avanti. Cioè, questo è stato uno dei motivi. Perché ci è piaciuto. Credo che quando il tutto viene condiviso sicuramente sia certo. Quella forza maggiore rispetto invece al vivere anche con una forma depressiva poi quello che può essere il percorso della malattia, perché ricordiamoci pure, e questo bisogna dirlo e bisogna sostenerlo, che la malattia può essere sconfitta ed è sconfitta. Certo. Certo. Grazie ai nuovi percorsi terapeutici, alla diagnosi precoce, che è molto importante. È anche importante comunque condividere questi momenti con altre persone che hanno il tuo stesso problema, perché forse, dico forse, chi ci accanto
e non subisce la stessa cosa, ha un modo diverso di percepire la realtà. Il nostro è ben diverso, molto diverso. Allora, se io con lei, con uno sguardo, riesco a comunicare e a capire ciò che sente l'altra, a casa non sarebbe la stessa cosa, ma per l'amor del cielo, non parlo di distacco, Certo, è un modo diverso di percepire le cose. assolutamente. Le Amazzoni fino ad oggi, il gruppo delle Amazzoni di quante persone è composto? Siamo diventate molte, forse è il gruppo di auto mutuo aiuto più numeroso che ci sia stato. Siamo all'incirca una trentina di persone, anche forse più. Che arrivano un po' da varie città del territorio. Dappertutto, e ora cercherò anche di coordinare questo perché ne stanno arrivando altre. Li inserirò pian piano appena finiscono il loro percorso, perché non è semplice venire agli incontri e magari aver effettuato una chemio poco prima. Però Certo. è importante comunicare che si va avanti, si può andare avanti e insieme si è più forti. Assolutamente sì, è questo proprio il messaggio che dobbiamo lanciare oggi dalla nostra trasmissione. Se non erro, è in fase di tinere una pagina Facebook, quindi anche per Certo. essere nel mondo virtuale e anche dal mondo virtuale aiutare, dare i consigli, fare un po' quello che fate nei vostri incontri e anche un numero di telefono, magari quello però lo ricordiamo alla fine del nostro programma. Stefania, prima di iniziare la trasmissione, ti ho detto, io sto vivendo in questo momento questa problematica, questo problema, anzi, come diceva Maria Teresa, chiamiamolo con il suo nome, sto vivendo il problema del cancro, però il mio apporto, il mio aiuto all'interno di questo gruppo è quello dello fare psicoterapia attraverso il teatro, quindi il psicoteatro. Come, il perché e parliamo anche dell'appuntamento di venerdì. Buongiorno, ecco, io ho approfittato, ecco, del mio lavoro. Ho sempre fatto teatro in vita mia e ho sempre portato tematiche molto forti, chiaramente non subendole. Ricordo La stanza del dovuto silenzio, la violenza e quant'altro. Questa volta invece io vivo, ecco, questo problema, tra virgolette, perché tante volte mi viene da dire, grazie a questo problema adesso io vivo, e che sembra quasi un paradosso. E però, come ha detto appunto Teresa, bisogna viverle le cose per poterle poi comprendere fino in fondo. È chiaro che questo spettacolo, Motivo per sorridere, nasce dal diario di Lopag. Il diario di Lopag è il diario di tutte le donne. Tant'è vero che qualche anno fa mi sono ispirata a Virginia Woolf, questa grande scrittrice, anche se nell'insieme è la donna che racconta. Quindi io tante volte invito ognuna di noi a potersi raccontare. Quindi nasce appunto psicoteatro. Io mi racconto, io mi metto in scena, io mi propongo, io parlo di me. Tante volte per debellare appunto anche la depressione. Quindi questo approccio al pubblico è per poter sorridere innanzitutto a me stessa, perché comunque io vivo questa esperienza, però invogliare anche chi magari soffre in un altro modo. Mi viene da dire anche di ringraziare delle persone che ho incontrato durante questo mio percorso, e non a caso mi affianca Teresa, l'avvocato, e c'è anche Pierre, che comunque è subentrato nel mio spettacolo, perché comunque i giovani vanno incitati a sensibilizzare. E quindi, insomma, io cerco di fare del mio meglio per vivermi e per far sorridere. Assolutamente sì, e la tua proposta, poi magari entreremo nel dettaglio, si concretizzerà proprio venerdì 23 a Spinazzola. Avvocato Matera, Riccardina, tu vivi questa esperienza da quanto e quando hai incontrato le Amazzoni? Buongiorno, io vivo questa esperienza ad agosto, ho scoperto ad agosto di avere il cancro al seno e ovviamente, come accade un po' a tutte le persone, il mondo mi è caduto addosso. È un'esperienza traumatica, ma nel contempo un'esperienza che fa crescere.
E quindi ho conosciuto Teresa in quella circostanza e per me lei è stato un angelo, come tutte le persone che ho incontrato all'ospedale di Barletta. E il merito, a parte quello, voglio dire, clinico, medico, e quindi le terapie portate avanti dai medici che mi seguono, il merito di Teresa e delle persone che formano poi il gruppo delle Amazzoni è proprio quello di farti sentire accolta. Ed è importante e fondamentale per una donna che sta vivendo questo evento particolare della sua vita. È importante avere un sostegno in famiglia, ma è importante anche avere il sostegno degli amici, delle persone che ti sono accanto e che ti comprendono, che condividono il tuo stesso problema. Perché purtroppo, bisogna dirlo, fino a quando non lo vivi sulla tua pelle, non puoi capire fino in fondo quello che la persona sta soffrendo. E quindi io mi sono sentita accolta prima di tutto e ho acquisito fiducia in loro e mi sono lasciata andare. Trovo fondamentale anche il supporto psicologico che loro danno, perché c'è una psicologa che si occupa appunto delle varie donne che vogliono rivolgersi a lei, e lo trovo veramente un percorso fondamentale, perché fino a quando non ti capitano determinate situazioni tu pensi comunque di poter risolvere tutto con le tue stesse forze, di poter attingere a te stesso e di risolvere tutto quanto. Non è così. Ci sono delle situazioni in cui invece è fondamentale l'aiuto e il supporto psicologico di chi è competente in materia, che ti aiuta anche ad accettare la situazione, perché se non l'hai accettata non puoi andare avanti. Quindi partendo dalla mia esperienza personale, ecco, posso dire questo: dopo un primo momento di terremoto in cui non capisci nulla, non parli al futuro, pensi di non avere più un futuro, arriva il momento in cui razionalizzi, in cui ti fermi un attimo e raccogli un po' tutte le tue forze e ti scatta in quel momento appunto la voglia di reagire, e la voglia di comunque di ritornare a parlare al futuro, e loro ovviamente sono un sostegno fondamentale per questo. Maria Teresa, di solito quando si parla di cancro, magari anche i nostri telespettatori in questo momento pensano sempre all'altro, non si pensa mai che possa capitare a te, si pensa sempre quasi ad una fiction legata ad un'altra persona, mentre, come diceva proprio Riccardina, poi quando arriva questa notizia, visto che tu sei un po' l'angelo, l'hanno definito, cosa bisogna fare? Perché magari utilizziamo la nostra trasmissione per fare proprio TV di servizio, quasi dare le informazioni necessarie per affrontare questa tematica. La cosa più importante e a quello cui dobbiamo tutti quanti mirare è la prevenzione. E per prevenzione non significa fare l'esame e non trovare nulla, ma fare un esame e prenderlo in tempo se c'è qualche problema. Ora a Barletta praticamente è stata istituita la Breast Unit, che è un percorso diagnostico terapeutico che si avvale di una multidisciplinarietà. In effetti abbiamo un'equipe medica, dall'oncologo al fisioterapista al psico-oncologo, dove la donna entra in questo percorso e viene seguita a 360 gradi. Io praticamente ho il ruolo infermieristico che cerca di coordinare e facilitare un pochettino il compito della donna, di modo che non si debba preoccupare di fare prenotazioni o altre cose. È bello parlare, scusami Maria Teresa, di sanità che funziona, visto che a volte si parla sempre della sanità in negativo, invece parliamo invece di quegli aspetti positivi della nostra sanità. Ma la nostra è una buona sanità. Molto spesso andiamo a cercare altrove ciò che abbiamo a casa. Ed è sbagliatissimo, perché noi abbiamo delle buone equipe, non c'è bisogno di andare altrove. Mi dispiace forse per i tempi, perché magari i medici sono pochi, ma questa è una cosa a livello nazionale, non è solo un nostro problema. Ma chi lavora lo fa veramente con cuore. Certo. E sensibilità. E io parlo anche da paziente, perché anch'io sono stata operata da circa un anno e mezzo al seno, ambedue. E non per questo sono qui, per dimostrare che comunque si può andare avanti. Certo. Ritorniamo invece al percorso e a quello che possiamo dire ai nostri telespettatori. Quindi, a parte la prevenzione, poi scoperto il problema. C'è un percorso da seguire, dove io le guido per mano praticamente, faccio prenotazioni di esami, parlo con i vari specialisti e li collego a tutti i medici. Quindi
praticamente non si devono preoccupare di nulla, ci preoccupiamo noi per loro. Ed è molto importante in questo. Questa Breast Unit di Barletta è anche presente in altri circuiti del territorio sanitario nell'ASL regionale? BAT no, è solo la nostra, Bari, San Giovanni Rotondo, però da noi è la prima, cioè, voglio dire, nell'ASL BAT è l'unica. Perfetto, quindi mi raccomando subito questo tipo di quasi interfaccia con questa realtà che, come dice, per questo capisco Riccardina quando diceva è un angelo, perché ha i vari contatti e quindi c'è solo un'interazione, ma l'interazione è giusta e quindi senza perdere quel tempo necessario. Non ti senti sola in quel momento, cioè non senti che non sei abbandonata a te stessa e alla malattia, che è un enorme punto interrogativo sulla tua vita. Ti senti subito circondata da persone che ti prendono per mano e ti fanno conoscere il percorso che devi seguire con molta tranquillità e con molta serenità, ecco, questo va detto. Per cui quell'ansia che è tipica del momento ovviamente viene stemperata man mano, perché i piccoli passi che si fanno sempre con cognizione di causa, con molta competenza ovviamente da parte loro, per cui senti che ti stanno seguendo. Perfetto. Pier, tu sei all'interno di questo progetto, ricordo tu sei un attore e regista di un gruppo teatrale, se non erro sempre di Spinazzola, che si chiama I piccoli già grandi, che è già tutto un programma come titolo. Come mai sei all'interno di questo progetto? Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Carlo. Stefania ci ha interpellato per vivere con lei questa esperienza e noi abbiamo accettato immediatamente, perché appunto Stefania la consideriamo una donna che regala esperienze, te le riesce a donare in un modo così facile e che ti fanno crescere. E Stefania appunto ci sta facendo crescere. Non è la prima esperienza che noi facciamo in questo campo, perché noi abbiamo una specie cassettiera piena di tanti cassetti con tanti nostri sogni. Certo, alcuni li riusciamo a realizzare, altri meno. E ultimamente a Natale siamo stati al Policlinico di Bari, reparto oncologia, a fare animazione ai bambini malati di cancro. Ed è stata appunto un'esperienza che ci ha segnato tanto. E con Stefania noi stiamo vivendo questa bellissima esperienza. E appunto non vediamo l'ora che arrivi il 23. E io personalmente sono davvero tanto emozionato, perché comunque stare sul palco con una donna come lei mi ha dato davvero tanto e spero che mi continuerà a dare. Perfetto, vedo che... Io ricambio, perché comunque stare con i giovani si acquisisce sempre di più. È chiaro che la mia, e ci tengo anche a dire, e loro sono bravissimi per carità, la mia serenità, ribadisco e lo devo dire, è dovuta alle persone che sto conoscendo. Io lo devo dire, io devo lodare queste persone, queste donne, perché mi sento più serena adesso, forse meglio ora che prima. Capita anche a te, Alessandrina, io vivo perché ho a fianco, dottore, persone che mi vogliono bene, non lo so, lo sento, lo percepisco e grazie Teresa. Grazie Pier davvero e Alessandrina, grazie Carlo. Per me tutto quello che vivo ora è vita, ma al tatto io sento tutti gli odori, le essenze, mi nutro, i momenti. Quindi si porta a teatro e si vive l'esperienza col ragazzo, si vive l'esperienza con il malato di cancro. Io adesso sì, subisco, faccio chemio. Però ti dico Carlo, non so, mi sembra di stare bene, io sono solare, sto bene, non te lo so spiegare, se dovessi parlare sono ignorante anche in materia, forse dico non che si debba vivere questa cosa, no, però nel momento in cui ti viene data, chiamiamola anche batosta, trauma, tutto quello che vogliamo, riusciamo comunque a livello mentale a aggiustare tutto ed andare avanti, più forte di prima, però questo lo dobbiamo soprattutto a un supporto psicologico, ed è per questo che io sono qua,
e ci tengo a essere qua, a far parte del gruppo delle Amazzoni, a portare in scena dei ragazzi affinché non si traumatizzino a vedere magari una persona senza capelli o a giudicarla o non giudicarla tra virgolette, comunque a sensibilizzare. Facciamo questo teatro, noi ci proviamo a sorridere, un motivo per sorridere. Perfetto, mi viene in mente un paradosso, probabilmente questa frase potrebbe anche scandalizzare, però la voglio magari condividere con voi. Dopo le tue parole, Stefania, si potrebbe anche dire che il cancro, puntini puntini, è vita, se ci sono... Non è sinonimo di morte, non è sinonimo di morte il cancro, questo assolutamente no. Ci sono i lati positivi, i lati negativi. Però alla fine della fiera si muore tutti, Carlo. Noi forse ci facciamo i conti tutti i giorni, non lo so, però ecco, ci godiamo il momento. Certo, sì. Forse il punto su cui ragionare è l'atteggiamento mentale, sì. In base a come si affrontano queste problematiche. Da questo punto di vista vorrei un passaggio sia da Riccardina, sì, che di Maria Teresa. Sì, l'atteggiamento mentale è fondamentale. Ripeto, dopo lo scossone iniziale, ovviamente... è concepibile, insomma, quello che succede quando appunto scopri quello che ti sta accadendo. Però reagire e quindi cambiare l'atteggiamento mentale è fondamentale. E se ti senti circondato da persone che ti supportano e che ti ispirano fiducia, naturalmente cominci a vedere la vita in maniera diversa. Cominci a concentrarti di più su te stessa, sulle persone che ti vogliono bene e che ti stanno accanto. Cominci un po' a dare priorità ad altre cose nella vita, quindi se prima ti arrabbiavi, ti inalberavi per una sciocchezza, oggi veramente ti rendi conto di cosa è importante, di cosa deve darti la forza di andare avanti. E quindi rimane fondamentale, senza un atteggiamento mentale positivo e propositivo sicuramente non si va da nessuna parte, si cade in depressione e quindi... Il male peggiore forse a quel punto non è il cancro ma la depressione. Bisogna reagire, bisogna avere la forza di reagire, di andare avanti, di vedere con positività quello che ci sta accadendo. La psicologa che mi sta seguendo, perché io non mi vergogno a dire né che ho il cancro e né che mi segue una psicologa in questo periodo, dice sempre: il cancro ti toglie tante cose ma te ne dà tante altre. E noi dobbiamo concentrarci sulle cose che il cancro ci dà, sulla positività che ci dà e sul valore che ci fa cogliere di quello che ci circonda. Maria Teresa? Anche perché penso che spesso e volentieri noi esageriamo nel pensare agli effetti collaterali delle terapie, delle cose, invece non è vero che è così. In che senso spiego? Non che non si stia male, però se si osservano delle regole, un'alimentazione corretta, altre cose, le terapie sono sopportabili e superabili. Io sono anche rientrata a lavorare durante la radioterapia perché non volevo stare a casa, perché morire non significa avere un male, morire è stare a casa e non fare ciò che si sente di fare. E penso che ci sia una frase corretta per raccogliere tutto questo, l'ho letta su Facebook da qualche parte, dove dici: vivi oggi, vivi come se dovessi morire oggi, sogna come se dovessi vivere per sempre. E questo per me vale per tutti, vivere l'attimo, sono d'accordo con lei, e la mente fa tanto, perché distaccarsi dalle cose materiali e tutto il resto e dare più importanza a ciò che è spirituale, alle persone, dare il giusto valore agli altri, perché è vero che loro hanno conosciuto me, ma io ho conosciuto loro e grazie a loro mi sento più forte, perché è bellissimo, sono tante donne, ognuna con la propria esperienza. E ti arricchisci spiritualmente, e questo fa tanto. A proposito di atteggiamento positivo, anche magari scherzoso, poco prima di iniziare la trasmissione, proprio Maria Teresa scherzavamo e mi diceva: beh, ho fatto la radioterapia, adesso vengo in televisione, quindi il percorso un po' lo sto chiudendo con i mezzi di comunicazione, proprio per farvi capire proprio l'approccio che ha con questa problematica che
che sicuramente va trattata con criterio, con la terapia, con le giuste attenzioni, come ha appena detto Maria Teresa, ma poi naturalmente si sogna e si sogna di fare e di continuare ad essere se stessi. Per quanto riguarda Pierre, cosa rappresenterete? Entriamo un po' nel dettaglio venerdì a Spinazzola nel, ricordo, Cine Teatro Buccomino. Allora, come ha già detto Stefania, lei porterà in scena un monologo brillante e noi faremo, ci sono varie scene dove spezziamo, diciamo, andiamo un po' a portare un po' di comicità, ma allo stesso tempo anche della riflessione sul palco. E appunto ti posso descrivere una scena bellissima che abbiamo studiato insieme, dove io personalmente faccio tipo un lavoro di mimo con lei e siamo tutti insieme a rappresentare il muro dell'ignoranza che cammina e io però non faccio parte di questo muro ed è davvero una scena che davvero molto toccante. Sì, in effetti il monologo si divide in quattro parti: brillante, sorridere, riflessione, brillante, sorridiamo, riflessione, perché un po' la vita è questa, no? Ci dobbiamo aiutare e a far comprendere il messaggio. È chiaro che la gente non vuole vedere tristezza in scena, di solito ho sempre portato prosa, ho sempre fatto piangere in realtà. Adesso voglio cambiare perché ho proprio esigenza io di sorridere alla vita e quindi questo monologo fa riflettere e loro appunto con la loro esperienza avranno questi sketch così che di inserire appunto nel monologo in modo da poter far arrivare il messaggio di sensibilizzazione. Insomma, è un'esperienza da vivere quella di venerdì prossimo, ma è un'esperienza fine a se stessa o che parte Spinazzola? Parte da Spinazzola, perché noi abbiamo l'intenzione, ecco, di portare a teatro appunto il gruppo delle Amazzoni. E abbiamo voglia appunto di esibirci, ecco, questo è abbiamo voglia di esibirci, di raccontarci, perché no? Perché no? Questa è la vita. Perfetto, quindi attenzione perché il gruppo delle Amazzoni, tra l'altro sta anche cambiando nome, giusto? Sì, stanno ultimando un po' tutto quanto per poi uscire con un nome d'attacco. Fiori d'acciaio. Spero che con questa freddezza non terremo lontano tutti. No, assolutamente. Lanceranno fiori acciaio nel senso di forza. Di forza, assolutamente. Pier parlava di muro dell'ignoranza. Ecco, vorrei un passaggio da entrambi legato proprio al muro dell'ignoranza che avete riscontrato o che riscontrate ancora nel confronto con la società. Chi inizia? Inizia Riccardina. Ma io no, da questo punto di vista devo dire che non ho incontrato questo muro di ignoranza, né a livello, diciamo, personale, umano, né a livello professionale, anzi, devo dire il contrario, le persone che mi circondano, i miei colleghi, perché sono un avvocato, mi hanno manifestato tutta la loro solidarietà, a volte non sempre con parole, anche con un semplice gesto, un abbraccio, un sorriso, un messaggino, una chat, quindi no, devo dire che nel mio caso assolutamente non ho incontrato questo aspetto, anzi credo che la sensibilità si stia affinando anche negli altri, perché è una problematica talmente trasversale che riguarda tutti gli ambienti, tutti i settori, qualsiasi età, che davvero non dobbiamo lasciare spazio all'ignoranza. Stefania? Non so se poter dire queste cose. Insomma, il muro dell'ignoranza per me, tant'è vero che l'ho messa in scena come scenografia. Perché? Perché oggigiorno noi adesso parliamo di cancro, parliamo del nostro stato d'animo, tutto quanto, però in realtà di base possiamo anche curare, tra virgolette, questo discorso debellando magari discariche, inquinamento, eccetera, eccetera, di cui magari, ecco, io in questo momento
sono ignorante in materia, preferisco tacere, però di fondo, voglio dire, ce n'è da parlare del perché. Non a caso noi abbiamo, anche a Spinazzola, e parlo del mio paese, ecco, parecchie persone, troppa gente vive di questo male, però ognuno di noi può dire ogni mondo è paese. Però guarda caso queste cose accadono, quindi un perché ci sta e tante volte va sollecitata, a che mi mantengo, mi freno perché non è il contesto. Parliamo del sorriso. Esatto, esatto. Parliamo del sorriso. Sono problematiche, diciamo, che vanno affrontate in altra sede, probabilmente il mercoledì con i misfatti della nostra regione. Io, prima di passare la parola a Maria Teresa, come succede ogni lunedì, abbiamo il collegamento con la redazione sportiva della Gazzetta del Mezzogiorno, edizione Nord Barese, e con Aldo Losito, che ci parla un po' di quello che è stato il weekend sportivo. Ben ritrovato Aldo, buongiorno. Ciao Carlo, ben ritrovato a te, ai tuoi ospiti e ai telespettatori. Sì, un weekend sportivo come al solito che regala tante emozioni ma anche qualche delusione sul campo. Proprio di delusione partirei dalla Serie B, perché c'è un Bari che non riesce ancora a decollare. Nonostante gli arrivi degli acquisti, nonostante gli sforzi societari messi in atto dal presidente Paparesta, la squadra di Davide Nicola non riesce ad andare oltre il pareggio anche in casa contro l'Entella. I tifosi del Bari rumoreggiano, però c'è da pazientare in attesa appunto che la squadra biancorossa possa ritornare nelle alte sfere della classifica. È il nostro auspicio, naturalmente, perché è l'unica squadra, diciamo, nel massimo campionato, naturalmente escludendo la Serie A, e quindi noi vogliamo veramente che questo Bari arrivi in tutti gli stadi d'Italia con la Serie A. La regione, la Puglia, se lo merita. Sicuramente sì, manca da tempo la Serie A per la Puglia e il Bari sicuramente può essere la prima accreditata a raggiungere questo obiettivo, anche se in questo momento la vedo dura, onestamente. Però siccome il campionato di Serie B è molto lungo ed imprevedibile, tutto ancora può succedere. Certo. E gli ultimi arrivi appunto in casa biancorossa lasciano pensare comunque ad una risalita della squadra. Un po' di problemi anche in Lega Pro, perché c'è un'altra big, ovvero il Lecce, che stenta a raggiungere la vetta della classifica. Anche ieri nel derbissimo che si è giocato a Barletta, la squadra giallorossa ha stentato al cospetto della rivelazione del campionato, ovvero questo Barletta che, nonostante i problemi societari ormai palesati dallo stesso primo dirigente, sul campo sta dimostrando di meritare ben altre posizioni di classifica. La squadra biancorossa è riuscita a frenare e a giocare anche meglio del Lecce. 1-1 il risultato finale, con qualche recriminazione da parte appunto del Barletta. Invece va avanti come un treno il Foggia, che batte in casa per 4-1 il Cosenza e si consolida in zona play-off. Questa dimostrazione di come comunque il Foggia insieme al Lecce possono ambire ad un ritorno in Serie B. Scendiamo di categoria, andiamo in Serie D, dove c'è un'altra protagonista, sempre del nostro territorio, quindi possiamo dire che la Puglia comunque resta protagonista in tutte le categorie calcistiche, dalla Serie B fino alla più bassa, tra quelle nazionali. In Serie D, ultimo campionato nazionale, a comandare è l'Andria, che vince ancora ed è la quinta vittoria consecutiva a Francavilla sul Sinni, in rimonta, e conferma, diciamo blinda anche la vetta della classifica, perché si porta a più 8 sul Potenza e a più 14 sul Taranto. Quindi parlare di campionato chiuso non è il caso, però sicuramente ci sono delle buone ipoteche sul fatto che l'Andria possa portare a compimento questo torneo come capolista. E qui avevamo l'esultanza di una supporter, l'avvocato Riccardina Matera, che ha esultato quando parlavi di questo Andria che sta bruciando le tappe.
Carlo, i risultati del campo hanno riacceso inevitabilmente l'entusiasmo nella città federiciana. Era da tanti anni che c'erano delusioni o comunque retrocessioni o fallimenti societari. Bene, negli ultimi 2 anni la neonata società, fatta di 5 giovani imprenditori che per la passione del calcio si sono uniti, hanno creato un nuovo sodalizio, la stanno riportando a galla meritatamente e con bilanci sani e con anche una programmazione seria. Quindi questa dimostrazione che non servono i nomi altisonanti, non serve spendere tantissimo nel calcio, quando si lavora bene gli obiettivi si riescono a raggiungere anche in questo sport. Scendiamo di categoria, eccellenza. Qui il Trani rallenta, conquista il terzo pareggio consecutivo, 0-0 allo Corotondo contro la Sud-Est, si mantiene sempre tra le prime posizioni di classifica, quindi resta in zona playoff, però viene superato da un Nardò in forte ascesa dopo l'arrivo del tecnico Nicola Ragno, che è uno dei tecnici più esperti in materia di promozioni. A comandare la vetta però è sempre il Vieste. In promozione invece il duello tra Gravina e Corato si fa sempre più serrato. Le prime due della classe continuano a vincere, il Gravina vince in casa con il Molfetta, il Corato invece spugna per 3-0 il campo di Monte Sant'Angelo, mentre sono 6 punti che distanziano la prima dalla seconda, quindi diciamo che il Gravina ha un vantaggio enorme sulle dirette concorrenti, però non può mollare la presa. C'è da ricordare anche la grande scalata verso le zone alte della classifica dell'Unione Biceglie, che continua a vincere, quindi continua a maturare, a nutrire speranze di promozione. Qui tutto si gioca secondo me negli scontri diretti probabilmente. Sì, sicuramente sì, anche se dobbiamo anche ricordare un dato curioso. Il Gravina, che non ha mai masticato calcio se non oltre appunto la promozione, quest'anno alla luce della super squadra, perché è inevitabile che la squadra allestita nella città murgiana sia una corazzata, bene, vanno addirittura 4.000 spettatori ogni domenica allo stadio ed è un dato che ha attirato anche le attenzioni delle televisioni nazionali, che sono andate a realizzare proprio nella città di Gravina dei servizi sportivi su questo evento. Come al solito chiudo il quadro sportivo lasciando il calcio e parlando del tennis. Notizia fresca che non è nemmeno stata inserita nelle pagine di oggi del giornale è il risultato brillante del tennista bicegliese Andrea Pellegrino. Una promessa. Pellegrino è già... Sì? Una promessa, dico, proprio del tennis nazionale. Assolutamente sì, soprattutto alla luce di quest'ultimo risultato che ti sto per dire. Lui è in Australia perché si sta preparando agli Australian Open, ovviamente giovanili, di Sydney, e in preparazione di questo blasonato, importantissimo torneo, ne sta facendo un altro, dove ha superato addirittura la testa di serie numero 1, che risponde ad essere il numero 2 mondiale della categoria Under 18. Insomma, grazie a questa vittoria ottenuta negli ottavi di finale, il bicegliese entra di fatto nel gota del tennis giovanile mondiale. Quindi Biceglie sicuramente con il Nord Barese, la Puglia, l'Italia, con Pellegrino nelle categorie più alte del tennis giovanile mondiale. Complimenti a questo atleta, assolutamente. Assolutamente. E con questo chiudo, ricordando ancora come il Nord Barese risulta essere una fetta importante per lo sport pugliese. Nei giorni scorsi si sono celebrati proprio a Biceglie le cerimonie, o meglio la cerimonia di assegnazione da parte del CONI della stella di bronzo al merito sportivo a tutti i migliori sportivi regionali. Quindi anche Biceglie, Nord Barese, al centro dell'attenzione sportiva regionale. Con questo è tutto. Perfetto, grazie Aldo, vi ricordo in collegamento dalla redazione della Gazzetta del Mezzogiorno del Nord Barese, naturalmente per quanto riguarda la redazione sportiva. Aldo, posso strapparti una promessa, quella di magari la prossima settimana essere qui in studio a parlare di sport, visto che diciamo questo collegamento ogni tanto ha bisogno della tua presenza fisica, diciamo così.
Va bene, volentieri, hai strappato questa promessa. Perfetto, ti ringrazio Aldo, quindi ci vediamo in studio lunedì prossimo. Grazie e buon lavoro. Grazie a te. Perfetto, e quindi come avviene ogni lunedì, poi abbiamo visto anche l'esultanza di Riccardina, quindi questi collegamenti sicuramente servono un po' per illustrare quello che è stato il panorama sportivo del fine settimana. A proposito del muro dell'ignoranza, Maria Teresa? Io penso che ci sia ancora, sia dal punto di vista della prevenzione, perché parecchie donne, secondo me, più per timore non fanno gli esami, quindi alcune volte arrivano già con e questo vogliamo timori. Ribadirlo, vogliamo certo, proprio è ribadirlo. È molto importante fare uno screening mammario annuale, dai 40 anni in poi. L'autopalpazione è una cosa molto importante, perché anche con quello possiamo rilevare dei noduli o la presenza di qualcosa di anomalo che ci fa correre dal dottore. È molto importante, perché prenderlo nel primo stadio significa guarire. Ed è molto importante, molto. E ci sono persone che ho dovuto stanare da casa, perché ho partecipato anche alla prevenzione in questo senso, perché sono state fatte proprio dall'ASL delle campagne di prevenzione. E sinceramente ho visto molta reticenza. Poi, secondo me, il muro dell'ignoranza va di pari passo anche con la cultura. Spesso e volentieri si pensa che chi fa la chemio può essere radioattivo. C'è chi no, c'è chi l'ha pensato, c'è chi l'ha pensato. O mi potresti dare qualcosa? Ho la domanda, come stai? Perché uno sta male. L'intervento in sé per sé è facile anche da superare, però tutti pensano che tu debba morire al momento della diagnosi. Ma non è così. C'è tempo per quello, non deve passare di acqua sotto i ponti. Certo, cioè, assolutamente. Voglio dire, no, secondo me sì, c'è ignoranza. Ci sono dei casi che non finiscono sempre bene, per l'amor del cielo, però la maggior parte, voglio dire, guariscono, già guariscono con l'intervento. Si fa la chemio di prevenzione, le chemio di oggi non sono più quelle di una volta. Quindi non vedo perché uno debba pensare a morte imminente ad una diagnosi. E qualcuno, io ricordo, pensa anche a volte che il cancro è trasmissibile come un raffreddore, quindi di conseguenza certo. Quando parliamo di muro dell'ignoranza dobbiamo veramente abbattere questi schemi, e proprio come diceva Maria Teresa, poi assolutamente la prevenzione è forse l'arma migliore per combattere. Tutto questo. Ritorniamo invece sullo spettacolo del 23, vi ricordo questo monologo, Un motivo per sorridere, con Stefania Di Palo, ma anche i piccoli già grandi, coadiuvati da Pierre Glionna, che porteranno questo spettacolo proprio di sensibilizzazione, legato alla tematica del cancro, ma soprattutto come forse il primo appuntamento delle Amazzoni, che così partono per poi invece diventare protagoniste, perché poi diventeranno loro le protagoniste. Sì, assolutamente sì, e non vedo l'ora di partecipare e vivere questa esperienza con loro. C'è già un progetto, c'è già un'idea magari? Nella mente ci frullano tante idee, perché vorremmo tanto approcciarci alla vita con sollecitare appunto alla prevenzione, come diceva Teresa, e appunto con il sorriso, e viverla così serenamente, anche gli altri, no? Che magari la vivono con ansia, perché prima di approcciarti a questa cosa succede? Si vive con l'ansia, con la paura, ed è quella l'ignoranza, e anche la cultura, come ha detto Teresa, e in quel momento, ecco, ci vuole qualcuno a fare psicoteatro, e perché no? Venite a vedere Un motivo per sorridere. Il gruppo delle Amazzone, da mesi a seguire, partiranno con degli spettacoli chiaramente sempre brillanti, però per il momento i giovani che daranno spazio ad un futuro, sperando, più pulito. Ed è per questo che sono orgogliosa di avere i piccoli già grandi nello spettacolo. Cos'altro dire? Io mi sento, ecco, fortunata di aver conosciuto dei dottori speciali, voglio dire Palmieri, Ferrara, l'oncologo, e delle amiche indispensabili per la mia vita.
Perfetto. Visto che avete parlato di futuro, siamo in chiusura di trasmissione, inizierei da Pier Glionna. Ecco, cosa ti aspetti dal tuo futuro? E poi naturalmente lo riporto invece a voi tre. Beh, il mio sogno è quello appunto di diventare un attore regista. Questa è la mia passione che porto avanti fin da quando sono piccolo. E con mia mamma ultimamente abbiamo aperto un'associazione appunto che si chiama I Piccoli Già Grandi, perché noi prima eravamo semplicemente un gruppo. E siamo nati 5 anni fa da un semplice carnevale spinazzolese. E dopodiché ci siamo accorti quindi di quindi siamo in tema, perché tra pochi giorni sarà il carnevale, certo. Quindi... E quindi ci siamo accorti di avere in comune tutti questa passione per il cinema, per il teatro, per la musica. E ci siamo uniti e stiamo davvero bene, ci troviamo su tutto. E ci consideriamo anche una famiglia. I Piccoli Già Grandi sono davvero questo, una famiglia. Perfetto, siete piccoli ma siete anche già grandi. Iniziamo invece da te, Riccardina. Il futuro? Cosa mi aspetto per il futuro? Mi aspetto di fare grandi cose, di fare tutto quello che fino a ieri non ho fatto perché ho rimandato, perché c'era la mentalità del vabbè lo faccio domani, poiché non abbiamo più la certezza del domani, nessuno ce l'ha, il nostro futuro non lo conosciamo, mi aspetto di fare tutto quello che ho rimandato e che oggi non voglio più rimandare. Voglio vivere il presente in vista del futuro, ma lo voglio vivere pienamente con le persone che mi stanno accanto, aiutando soprattutto quelli che mi sono accanto. Quindi se posso essere, se questa esperienza che mi sta arricchendo umanamente può essere anche il motivo per aiutare gli altri, voglio mettermi anche a disposizione degli altri, che può essere con una piccola particina a teatro, che può essere tramite il mio lavoro, tramite le amicizie, in qualunque modo, se posso aiutare gli altri è questo che mi rende viva oggi. E naturalmente poi anche nelle aule di tribunale. Eh beh, perché quello è scontato, quello è scontato. Non ho mai lasciato la mia professione, ho lavorato anche quando ho fatto le chemio, e, anzi devo dire la verità, ho sempre cercato di non far pesare il mio problema sugli altri, tanto che i miei clienti, forse la maggior parte, non sanno neppure, non sono a conoscenza neppure di quello che sto vivendo, lo sanno in pochi. Perché appunto ho sempre cercato di vivere il mio lavoro con molta serenità e quindi la mattina mi sistemo, mi preparo, vado in udienza o vado in studio con molta serenità. Perfetto, e questo è l'atteggiamento giusto. Stefania? Ecco, innanzitutto vivermi, quindi concordo con quello che ha detto Alessandrina, e soprattutto vorrei realizzare un altro mio sogno. Il primo, insomma, nel cassetto è uscito fuori, l'ho partorito così come sono, il testo, un libro che scrissi in poesie più che altro ermetiche, adesso vorrei partorirne un altro. E perché no? Dal diario dei Lopag, un motivo per sorridere. Mi piacerebbe tanto con il gruppo delle Amazzone. Perfetto. Maria Teresa? Soddisfatta. Soddisfatissima del mio ruolo, voglio solo continuare a fare quello che faccio oggi e ad essere un punto fermo di sostegno, di non tradire mai le loro aspettative e quelle anche dei medici, certo. Questo è poco ma sicuro, quindi lavorare in equip e farle stare bene, questa è la cosa più importante che mi propongo sempre, tutti i giorni, prima di andare a lavorare. Assolutamente. È la cosa più importante. Anche perché poi c'è l'impegno delle, come si chiama il nuovo gruppo? Fiori d'acciaio, quindi ci sarà poi naturalmente il coordinamento anche attraverso la pagina Facebook che sta nascendo, insomma poi ci sono tante e tante altre cose da fare, ma noi ritorneremo a questo punto con i Fiori d'Acciaio, perché avranno sicuramente cambiato nome, ma prima di questo io vi ricordo l'appuntamento di venerdì 23 presso il Cineteatro Buccomino di Spinazzola con questo monologo, un motivo per sorridere, perché assolutamente bisogna sorridere guardando in faccia il cancro. Io ringrazio Pier Glionna, attore e regista del gruppo teatrale Piccoli Già Grandi, Stefania Di Palo, attrice e narratrice, autrice del monologo Un motivo per sorridere, e naturalmente ringrazio poi Riccardina Matera, avvocato, e Maria Teresa Brindicci.
fondatrice, coordinatrice, diciamo missionaria. Così, missionaria, ecco qui, del gruppo delle Amazzoni. Naturalmente vi ho detto che ci ritroveremo e come ritroveremo i nostri telespettatori sia nella puntata di mercoledì condotta da Giampaolo Balsamo, sia venerdì prossimo sempre con Fatti e Misfatti in diretta da Video Italia Puglia. Arrivederci.